Ciao a tutti, io sono Andrea Castellano, Andrea Paul Castellano, insomma conosciuto così. E niente, oggi qui è martedì e sono rientrato dai miei 3 giorni a casa. Sono nel deposito di Brisbane della Nolan, la ditta per cui lavoro, e oggi aggancerò 2 rimorchi qui. Io sono un autista di B-Double, quindi porto una combinazione formata da 2 semirimorchi, uno da 20 piedi e uno da 40 piedi. Poi vi farò vedere come è conformato questa combinazione. Niente, vi faccio vedere un attimo come ha fatto il mio camion dentro. Io guido un Volvo che voi in Europa conoscete ovviamente molto bene, un 540 cabina XL. Ci sono delle caratteristiche di allestimento predisposte per l'Australia. Forse non vi ho detto, io lavoro in Australia e faccio prevalentemente la tratta tra Brisbane, quindi nel Queensland, Sydney, New South Wales, Melbourne in Victoria e Adelaide in South Australia. A dopo. Eccoci all'interno del camion, come ho detto è un comunissimo XL Volvo, un 3 assi, quindi un 6x4 con 2 assi gemellari nel traino, dove solo l'asse anteriore appunto del traino è l'asse trainante, di trazione diciamo, e per un secondo per azionare la trazione anche del secondo asse si attiva un comunissimo dispositivo che rende tutte e 4 le ruote motrici, diciamo, come un comunissimo metodo. Come detto è una cabina XL e con i cassettoni sopra, la seconda branda non c'è, noi abbiamo una branda unica viaggiando da soli, un frigorifero mio posto nel sedile passeggero, più il frigorifero della casa madre, in quanto io mangio tutta frutta e verdura durante la settimana evitando cibi grassi, ed una branda ben spaziosa che si può tirar fuori manualmente ed estendere un po' di più. Personalmente dispongo di quella dash camera per registrare tutti i miei viaggi, tablet e un wifi portatile che mi porta a 30 giga e immancabile navigatore satellitare. Ogni operazione di aggancio e di agganciamento in sostanza deve essere accompagnata con delle procedure ben precise, quali controllo tutte le gomme, lo stato delle gomme, gli attacchi e soprattutto le luci posteriori dei rimorchi. Ok, rimorchi agganciati, gasolio fatto, ora andiamo a Gatton, nella sede centrale della Nolan, che dista più o meno 90 km da Brisbane, e li caricheremo per Melbourne. A dopo, ciao! Take you on a trip around the world and back.
caricare. Ora vediamo, qui sono le 11.32 di mattina, martedì 4 ottobre, e vediamo a Ghetto a che ora mi caricheranno. Solitamente mai prima delle 3-4 di pomeriggio per me. Comunque ci teniamo aggiornati. Ciao a tutti. Bene, ora si lascia la Ipswich Motorway e si prende la Warrego Highway, direzione west. La Warrego Highway è un'arteria che parte da Ipswich, quindi a 30 km a sud di Brisbane, e porta verso, qui dicono west, quindi verso ovest. È un'arteria che passa attraverso la città principale e più importante di Toowoomba, che si trova in un altopiano. Questo altopiano si chiama Great Dive Range o Great Belt Range, belt come cintura, in quanto è un altopiano che parte a nord del Queensland, quindi nella città di Cairns, e percorre circa 3000 km verso sud fino ad arrivare nel confine dello stato del Victoria, di cui la capitale, la conosciamo tutti, è Melbourne o Melbourne. Quindi, come detto, porta verso west. Come avete visto fino ad ora, è parecchio trafficata da porta container e da trasporto bestiame, in quanto i porta container vanno e vengono dal porto di Brisbane, mentre il trasporto bestiame arriva dentro dall'Outback australiano e arriva in due dei macelli principali del sud-est del Queensland, quindi a Brisbane. Questo che vedete non è un road train, in gergo è chiamato B-train o Super B. È un tipo di agganciamento omologato solo sulla Warrego Highway ed è stato concesso al trasporto grano e al trasporto container per ottimizzare i costi e le tempistiche di consegna. Quindi questi agganciamenti fanno la tratta prevalentemente Toowoomba e Brisbane, che sono 143 km. Questo B-Train o Super B non è altro che un road train. L'unica differenza nell'omologazione è che il timone è più corto, quindi solitamente queste aziende usano un timone telescopico, quindi quando arrivano a Toowoomba lo accorciano e vengono sulla Warrego Highway verso Brisbane, quando attraversano Toowoomba diventano road train e cambiano i segni, quindi le tabelle indicative che ci sono su ogni automezzo, che determinano la tipologia di mezzo che si sta per approcciare o sorpassare. Quindi la segnaletica qui è fondamentale, perché per strada ci sono vari tipi di combinazioni che circolano, dal
singolo motrice, al bilico, al bidouble, al heavy triple, al row train, eccetera, eccetera, eccetera. Di row train ce ne sono 6 o 7 combinazioni diverse, quindi il veicolo dietro deve essere contrassegnato in modo corretto, perché la multa arriva fino a $2,000, il che è anche comprensibile, perché il veicolo che precede deve vedere se il veicolo che è davanti è lungo o meno. Quindi questa gente, quando attraversa il Toowoomba Range, deve cambiare le tabelle e adeguarle al tipo di strada che fanno. Detto questo, c'è comunque da puntualizzare un fatto, perché insomma la comunità crede che qui in Australia i road train possano girare ovunque, invece così non è. Ci sono delle normative da seguire e delle strade che sono più o meno omologate alla lunghezza o al peso del veicolo. Al di là del Toowoomba Range è prevalentemente pianeggiante, quindi dal Toowoomba Range, quindi da Toowoomba in poi, circolano i tanto famosi road train, al di qua del range, quindi verso Brisbane no, tranne quei super big che comunque sono dei road train. Detto questo, non è che comunque circolano tutti i tipi di road train, ma una certa cerchia. Quindi da Toowoomba fino a Mitchell, che più o meno sono 450 km, che è vicino a un paese che si chiama Roma, come la nostra Roma in Italia, fino a lì si possono far circolare i road train a due semirimorchi da 43 piedi, 13, quindi da, scusate, 40 piedi, quindi 13,60, oppure la V triple o le B triple. Quindi B triple sarebbe due semirimorchi da 20 piedi e uno da 40, mentre la B triple sono due rimorchi da 40 e uno da 20. Al di là di Mitchell possono circolare i tripli fino al Northern Territory e basta sostanzialmente, perché comunque il paese che gli stati che fanno circolare i famosi mastodontici road train a più rimorchi sono due. Uno di questi è il Queensland, dove abito io, l'altro invece è il Northern Territory, quindi Darwin, sono due. Ok, per oggi è tutto. Qui nel frattempo sta facendo buio, io sono in direzione Melbourne, verso l'Outback, e per il momento basta, insomma è già lungo di suo questo video, e nei prossimi parlerò anche di ore di guida e di altre combinazioni. Ciao a tutti!